Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace, l'amore e la carità da parte di Dio nostro Padre e del Figlio suo Gesù Cristo, nella forza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, apriamo il nostro cuore e riconosciamo i nostri peccati. Signore, che con il tuo Santo Spirito purifichi i nostri cuori e rinnovi tutta la terra. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E insieme eleviamo l'inno alla Santissima Trinità. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore e Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore e Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore e Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra il dono dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme, giudei osservanti,
di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia. Vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proselite, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. Nel tuo spirito, dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati. Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne.
La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolezza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio. Ci mettiamo in piedi e nel giorno di Pentecoste eleviamo l'inno, la sequenza, allo Spirito Santo, tutti insieme seguendo dal foglietto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi e dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Secret and court, the devil played it and pleased Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major left, the bifold king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi miei, cari fratelli e sorelle, nella solennità della Pentecoste, il nostro cuore si apre nel ricevere un dono straordinario. La Pentecoste, detta anche, la Pasqua rossa, proprio per indicare che nella festa, in questa solennità, noi viviamo la riconferma di un dono che abbiamo ricevuto nel giorno della Pasqua. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci presenta un'immagine emblematica della Pentecoste, di Maria insieme con gli apostoli convocati in preghiera nel Cenacolo, e tutti insieme pregano per ricevere il dono dello Spirito Santo. Sono un'assemblea convocata, chiamata a fare cosa? A stare insieme e ad elevare a Dio Padre una preghiera incessante, interminabile. Possiamo creare un parallelo, cioè un paragone di quell'assemblea di Maria e gli Apostoli con questa assemblea. Noi siamo quell'assemblea convocata, radunata dal dono dello Spirito. Noi qui formiamo un'assemblea, formiamo un corpo solo. Siamo radunati, siamo stati convocati, dove? Attorno all'altare del Signore. Per fare cosa? Per rendere grazie al Signore. Di cosa? Di tutti i doni che Lui ci fa ogni giorno della vita. Ogni giorno della vita. E lo Spirito Santo, cioè l'amore di Dio e del Figlio Suo che si lascia vedere in questo mondo, lo Spirito Santo apre il nostro cuore nel comprendere questo dono straordinario. Lo Spirito Santo si fa presente davanti alla Chiesa riunita in preghiera. Narra l'autore degli Atti che c'è un vento che penetra all'interno di quel cenacolo, che penetra all'interno di quella stanza. È un vento che non fa volare via niente, è un vento che non entra con irruenza, non entra con forza, ma è un vento che entra con delicatezza e trova la disponibilità all'interno del cuore di Maria e degli Apostoli. Quel vento trova un cuore disponibile, trova un cuore docile nell'accogliere quel dono, perché lo Spirito Santo deve essere sì invocato, ma deve ricevere anche un cuore predisposto ad accoglierlo, perché se io sono già ripieno di me stesso, delle mie convinzioni, del mio modo di vedere, lo Spirito Santo fa fatica ad entrare.
Noi possiamo paragonare lo Spirito Santo sotto tante forme. La Scrittura ce lo paragona sotto forma di colomba, sotto forma di fuoco. Possiamo paragonarlo anche all'acqua. L'acqua è quell'elemento così semplice in natura, ma che garantisce la vita per tutti. Lì dove non c'è acqua, non c'è vita, non c'è esistenza. E l'acqua ha una caratteristica fondamentale. L'acqua, in qualsiasi contenitore tu la metta, prende forma. Possa essere una bottiglia, possa essere un vaso, possa essere un bicchiere, qualsiasi cosa, l'acqua prende forma. Prende forma. Così anche lo Spirito Santo. Dio, quando ti ama, è vero che ti ama di un amore intramontabile, cioè un amore che si ripete continuamente, ma è un amore che ha un profondo rispetto della tua libertà e prende forma all'interno della tua umanità. Lo Spirito prende forma, si lascia vedere tramite noi che siamo le creature. E quali sono i frutti dello Spirito? Abbiamo ascoltato tutti la seconda lettura. C'è una contraddizione. Paolo parla dei frutti della carne che si contrappongono ai frutti dello Spirito. I frutti della carne quali sono? Passioni, fazioni, divisioni, tutto quello che volete. Tutto ciò che va contrario ai doni di Dio. Quelli sono i frutti della carne. Quali sono i doni dello Spirito? Possiamo leggerli insieme. Tutto ciò che crea unione, benevolenza, magnanimità, gioia, pace, amore, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, dominio di sé. Tutte queste caratteristiche fanno sì che il cristiano possa trasmettere prima a se stesso e poi agli altri il dono straordinario dell'amore di Dio. E allora chiediamoci se nella nostra vita sono presenti i frutti della carne o i frutti dello Spirito. Se io nella mia vita non mi sforzo di vivere in comunione, se io nella mia vita non mi sforzo di essere benevolo, se io non mi sforzo di allargare un po' la porta del mio cuore per lasciare entrare qualcuno, se io non mi sforzo di avere un dominio di me stesso, delle mie passioni e di quello che sono, cioè di avere una giusta dimensione, capite bene, se io sono preso da queste cose, devo pormi la domanda, ma sto camminando secondo il dono di Dio? Parlo di me, io Don Antonio, sono un dono per le persone con le quali entro a contatto? Questa deve essere la prova del 9 della nostra vita, da cristiani e da credenti. Vivere secondo i doni dello Spirito non è una cosa impossibile, carissimi miei, perché lì dove due fratelli si danno la mano, fanno la pace, parlano bene, lavorano per la comunione, lavorano per costruire un qualcosa di buono, lì nasce il fuoco dello Spirito, lì si lascia vedere il vero cristiano, vi riconosceranno dal modo con il quale vi amate, vi volete bene. Questi sono gli uomini e le donne che vivono nello Spirito e tu non devi vergognarti di manifestare l'amore che c'hai per il prossimo e per la tua vita. Non devi vergognarti di manifestare in un mondo che non crede più oramai la tua fede, partendo dalle cose semplici, la fede, tu non la devi trasmettere, non ci vuole, ci ricorda San Paolo, facendo discorsi persuasivi di pazienza, mettendo la parola amore a destra e a sinistra, no, la fede la si impara dall'ABC, dalla semplicità, dal modo con il quale
tu sei capace di guardare un fratello e inizi a dirgli buongiorno, buonasera, anche da questo si vede la tua fede. E invece noi qualche volta, peggio dei ciuchi, degli asini, abbiamo i paraocchi, non riconosciamo l'altro perché l'altro per me è un fastidio, non voglio lavorare in comunione perché va contro tutta la mia logica, il mio modo di essere, non voglio entrare a contatto con le sofferenze degli altri perché io devo salvaguardare il mio recinto e i miei spazi. Ma fino a che punto potrai resistere e portare avanti questa battaglia che già all'inizio è perduta? Invoca il Signore nella semplicità. Invocate insieme con me, insieme a questo povero prete, il dono dello Spirito Santo. Signore, facci essere, più cristiani. Facci vivere delle relazioni più autentiche, sincere. Manda il tuo Spirito, Signore. Fallo scendere in mezzo a noi. E oggi ve lo dico con tutto il cuore, sarà la parola di un pastore. Signore, manda il tuo Spirito nella nostra Casandrino, manda il tuo Spirito in mezzo a noi, soffia vento in mezzo alle nostre strade, soffia vento nella nostra parrocchia. Gli altri, guardandoci, dovranno vedere degli uomini e delle donne che non si conformano alla massa, ma che possono dire, io con la mia vita sono un miracolo per gli altri. E allora preghiamo tutti insieme, invochiamo questo dono straordinario. Dio ci ama di un amore intramontabile e la sua promessa, la sua presenza perenne è questo dono dello Spirito. Invocatelo prima di qualsiasi decisione, invocatelo prima di avvicinarvi ad una persona, invocatelo prima di parlare, prima di agire, invocatelo Lui prima di tutto, e se lo lasci entrare stai pur certo che non sbaglierai né adesso né mai. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, procede con il Padre del Figlio e con il Padre del Figlio e parlato per mezzo del Figlio. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per perdono dei peccati. Mi aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con la certezza di fede che anche oggi, come nella prima Pentecoste cristiana, lo Spirito del Signore è operante nella vita del mondo e di ciascuno di noi, invochiamo la sua luce e la sua forza. Innalziamo con fiducia la nostra preghiera. Manda, Signore, il tuo Santo Spirito. Manda, Signore, il tuo Santo Spirito. Per la Chiesa, popolo di Dio, chiamata ad essere nel mondo seme fecondo di unità e strumento di pace per tutti i popoli, preghiamo. Per i missionari, sacerdoti, suore e laici, che soprattutto nei paesi più poveri e martoriati da conflitti e violenze
testimoniano l'amore di Dio anche a prezzo della loro vita, preghiamo. Per tutte le nostre famiglie e in particolare per quelle dove ogni giorno si devono affrontare gravi situazioni di povertà, di salute e di discordia, preghiamo. Per le nostre comunità cristiane, chiamate a percorrere nuove strade per poter annunciare sempre e a tutti lo stesso Vangelo in un mondo che cambia, preghiamo. Manda, Signore, il tuo Santo Spirito. Il tuo Santo Spirito, Signore, illumini le nostre menti e colmi i nostri cuori, perché in ogni circostanza della vita possiamo sentire la tua presenza e il tuo conforto. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani in questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza di tutta la verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto, i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore e nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli. Gli ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto e in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazia. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giorgio e Francesca,
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La Pentecoste segna la maturazione di un cammino. Il popolo di Israele, festeggiando la Pentecoste, ricordava la consegna delle tavole della legge ai piedi del Monte Sinai, in questa nube di fuoco. E oggi la legge viene consegnata anche a noi. Il Signore ce la insegna con i Suoi comandamenti. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima, e l'amore che nutri nei confronti di Dio, vivilo anche nei confronti del tuo prossimo. Ma tu puoi stare accanto del tuo prossimo solo se ti riconoscerai come figlio. Il figlio cosa fa? Il figlio sente sempre la necessità di aver bisogno di qualcuno. Sente sempre la necessità di aver bisogno del papà e della mamma. E allora allarghiamo le braccia ed eleviamo con tutto il cuore la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con lo spirito della Pentecoste nel cuore, scambiamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Cristo mi custodisca per la vita eterna. Santo Cristo.
Preghiamo. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. E adesso, nel giorno di Pentecoste, ricevete la benedizione solenne. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Testimoniate Cristo con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti.